Allora Stefano, la cabala non si interrompe. Ieri parlavamo prima della semifinale, la semifinale è andata bene, stamattina con la squadra che sta finendo la rifinitura pre-gara, siamo a poche ore dalla finalissima di Supercoppa, tanto le tue sensazioni. Allora, come quello che ho detto ieri, ci sono dei grandi giocatori in campo, sia dalla parte nostra che da Modena, e quindi già da tifoso della pallavolo e come amante della pallavolo è una partita godibilissima. Ovviamente Modena è sembrata ieri già in buonissimo ritmo, si è imbattuta anche in attacco, perché è sembrata una partita semplice, secondo me non era così semplice, l'ha fatta diventare semplice Modena. Però quando tu in squadra, come dicevo ieri, hai dei Leon, dei Latanasiei, Scolacci, De Ceco, insomma, hai sempre la possibilità di giocarti la tua partita per vincere. Anche perché la semifinale di ieri ci ha fatto vedere, finora ovviamente, sicuramente la Perugia migliore di quest'anno. Ah, sicuro, sicuro. Per tenuta mentale, per filosofia di gioco, abbiamo ridotto del 60% gli errori che avevamo fatto nelle altre partite contro una grandissima squadra come Trento. Sento la gente che dà dei grandi giudizi su queste quattro squadre, non so come fanno perché sinceramente è talmente presto che adesso la differenza la fanno le prestazioni dei singoli, ma io ho visto quattro squadre attrezzatissime, che sarà una lotta tutto l'anno, però bello, volevamo questo, poi ci sarà sicuramente l'inserimento anche di altre squadre. Quest'anno la Superlega è un campionato veramente tostissimo. L'ultima cosa, non ti chiedo un pronostico perché tanto non me lo dici, che partita ti aspetti? Sinceramente non lo so, nel senso che ci sono dei grandi attaccanti, spero. Guardiamo più nel nostro campo, vorrei continuare a vedere pochi errori, buona difesa e una squadra abbastanza compatta. Dopo è chiaro che è difficile da ottenere, però oggi guardiamo più nel nostro campo che non agli avversari. Grazie Stefano. Grazie a voi.